Questo breve tutorial vi farà vedere come possiamo fare il pane in casa. La prima cosa da fare è prendere un pezzo di lievito e dividerlo in quattro parti e prenderne una sola parte, quindi un quarto di lievito, ce ne vuole poco, un cucchiaino di zucchero e poi aggiungeremo una tazza di acqua tiepida. Scioglieremo il composto con le mani pulite. E otterremo appunto una miscela fatta di acqua, lievito e zucchero. Aggiungete un po' di farina, si può usare sia la farina Manitoba, sia la farina 00 o anche solo la farina 00 se non trovate quella 0. Si fa un piccolo impasto che diventerà praticamente la base, perché il pane lo faremo in secondo momento. Creeremo una sorta di lievito naturale. Veloce, ecco, fatta così velocemente. Bisogna impastare fino a che non diventi un impasto non troppo liquido, ma nemmeno troppo denso. Una volta preparato l'impasto, che come vedete deve essere senza agrumi, quindi bisogna lavorare bene con le mani. Voi immaginate, questo lo facevano le mamme in casa tanto tempo fa, le nonne forse si ricordano di questi momenti di vita familiare ed è bello ripeterli adesso che siamo chiusi in casa. Ecco, ho messo a riposare questo piccolo impastino per una mezz'oretta, massimo tre quarti d'ora. Contemporaneamente riscaldo due tazze di acqua tiepida con un pugno pieno di sale grosso. Il sale si scioglie, vedete? E deve essere totalmente sciolto. Riprendo allora l'impasto che ho fatto un'oretta prima e verso la farina, vedete, in questo caso metto la 00, si possono mescolare le farine, potete utilizzare anche altri tipi di farine, dipende da quello che volete mangiare, anche quella integrale si può usare, però è meglio sempre mescolare un po'. Adesso si versa l'acqua tiepida salata nell'impasto precedente e aggiungiamo la farina, 1 chilo di farina in tutto praticamente. Un quarto di pezzetto di lievito ci darà la possibilità di fare 1 chilo di farina. Troppo lievito non va bene, ce ne vuole solo un poco, l'importante è che facciamo un impastino di base che diventa lievito per tutta la pasta. Come vedete io impasto schiacciando tutti gli eventuali grumi che si possono creare. Aggiungo tutto il resto della farina. Ecco, impasto. L'impasto deve risultare elastico. Aggiungo anche un po' di farina Manitoba, in modo che il pane venga anche più buono.
Come vedete sta iniziando a prendere consistenza. Questa è una ricetta che mi ha passato una mia cara amica dell'infanzia, che ci siamo rincontrati dopo 40 anni praticamente. E lei lo fa sempre in casa il pane tutti i giorni e mi ha rivelato questa sua ricetta. Impariamo a fare questa manovra di prendere il pane e di chiuderlo a portafoglio, vedete? L'impasto è quasi pronto. Toccatelo perché deve essere anche un po' appiccicoso. Adesso lo mettiamo a riposare. Dopo circa un'ora, ecco che inizia a crescere. Prendiamo l'olio extravergine d'oliva, ce lo mettiamo nel palmo della mano e facciamo questa manovra. Lo alziamo e lo chiudiamo a portafoglio. Lo alziamo e lo chiudiamo a portafoglio. L'olio serve per non farci appiccicare la pasta nelle mani, ma darà anche un buon sapore al nostro pane. Vedete? E lo rimettiamo a crescere. Ecco che è cresciuto ancora e rifacciamo di nuovo la nostra manovra dopo un'altra oretta. Guardate come viene elastico, perché questa è la consistenza giusta. Più elastico, più è morbido, più il pane risulterà fragrante e non pesante. Lo facciamo riposare un altro po'. Ed eccolo qua, dopo un'oretta ha riempito praticamente tutta la scodella. Ci sono anche tante bolle, vedete? Significa che sta crescendo proprio bene. Rifacciamo ancora la stessa manovra. Adesso è bello elastico e non si appiccica più tanto alle mani. La pasta è pronta praticamente. Dopo aver fatto la manovra, lo separiamo. Ne facciamo tanti panetti praticamente. Io in questo caso ne faccio due. Vedete la consistenza quale deve essere? Prendete una leccarda, la riempite di farina e ci spalmate il pane sopra, dandogli naturalmente la forma che desiderate. Notate la consistenza, deve essere elastica la pasta. Ecco, adesso l'abbiamo messa nella leccarda del forno, ci facciamo qualche segnetto sopra e mia nonna ci faceva la croce sopra veramente e accendiamo il forno a 220 gradi. Io ho un forno elettrico, lo metto a 220 gradi per farlo riscaldare tantissimo, però quando io inserirò il pane nel forno scenderò la temperatura a 180 gradi. Ecco, vedete, i tagli si stanno aprendo, il forno si sta preparando, il forno deve essere caldo quando mettiamo il pane dentro. Allora, ho messo il pane nel forno, ho sceso la temperatura a 180 gradi e adesso sta crescendo ancora e dopo 45 massimo 50 minuti il pane è pronto. Adesso tiro fuori la teglia e vedete che abbiamo i nostri bei pezzi di pane. Fragrante, morbido e saporito. Naturalmente ci sono tante varianti, si possono aggiungere le noci nell'ultimo impasto o altro.
Vi auguro una benissima Pasqua e vi ricordo che lo spezzare il pane è un segno di grande comunione.